Ben ritrovati nel Signore degli Anelli, la terza era per Game Boy Advance. È davvero da tanto che non registro, per cui non ricordo dove siamo arrivati. Siamo arrivati alle due torri, imboscate ai Tilien, Razene Villaggi e sul fiume Isen. Iniziamo da imboscata ai Tilien. Gli Aradrim si erano aperti, una strada di morte e distruzione, attraverso le verdi foreste degli Tilien. La loro forza era troppo grande per Faramir e i suoi raminghi di Gondor, che non avevano potuto tentare un attacco frontale. Aspetteremo l'occasione propizia, disse Faramir. Seguendo il consiglio del capitano, i raminghi scivolarono silenziosi tra i cespugli, scomparendo. Uccisione di un eroe più due punti, uccisione di un Aradrim più un punto, bene. Uccisione di un soldato di Gondor più un punto, male. Uccisione di un olifante più 5 punti, bene. Oh, ci sono gli olifanti qui. Colpisci gli olifanti senza avvicinarti troppo. Queste enormi bestie calpestano chi intralcia la loro strada. Portati in posizione più elevata, quindi attacca i nemici sottostanti con i tuoi arcieri. Ok. Ho soltanto Aragorn con me. Ah. Ok, Aradrim e olifanti dappertutto. Cosa conviene, l'olifante o l'eroe? L'eroe dà i punti comando, per cui direi di magari puntare sull'eroe. Sì, puntiamo sull'eroe. Niente punti comando significa meno disastri. Con un po' di pazienza ce la si fa. Sì. Vediamo un po' in questa zona. Ok, ci sono... Ah, questo è l'eroe. Sarà complesso questo da abbattere. Qui potrebbero arrivare dei rinforzi. Ok. Voi andate nel bosco, così vi proteggete. Direi proprio di sì, poi si vedrà. Tu Aragorn, ce la fai ad attaccare lui? No. Però ce la fai ad attaccare Aradrim. Ok, 3 punti danno. Bene. Tutto a posto, direi di poter finire il turno. Gli elefanti hanno un vero problema. Riescono... Devo proteggere l'eroe. Gli elefanti quando colpiscono sono un problema, perché non solo fanno un casino di danni, ma quando camminano causano la fuga di tutte le unità. Per cui se sarà un po' complesso. Però in generale, ecco. Oh, 12 punti danno. Non è una situazione impossibile, però ha causato la fuga anche del suo alleato. Contento lui. 2-3-3-3. Qui ho con me un po' di robe, ma non posso usarle tutte. 2. No, aspettate, forse potrei approfittarne? Qui ne posso usare 3, qui ho ancora un po' di più. No, siamo a questa, dai. Continuiamo ad attaccare questa Aradrim. Almeno una volta. Perché poi... Tu devi attaccare lui. Ottimo, 9 punti danno. E tu lui. Non avvicinatevi ad Aragorn, grazie. Non ho ottenuto punti? Ok. Vabbè, allora... Devo continuare ad attaccare l'eroe. 2 punti danno solamente. E direi che voi potete iniziare ad attaccare l'olifante. Se è possibile. Ci metteremo una vita. Però almeno se ce lo togliamo di torno riusciamo a combinare qualcosa.
Vai. Bene, 4 punti danno. E voi state messi malissimo. Non ho arcieri con me. Questi possono attaccare da lontano, no. Ma mai nella vita. Devo assolutamente avanzare, dai. Se no... Ok, 4. 4 danni. Ottimo. Tu sei già in difesa. Tu anche. Tu no, però. Concludiamo il turno. 1-2-1. Ok, per il momento niente di complesso. Iniziano ad attaccare da lontano. In generale, però, conviene sempre attaccare prima con l'olifante, perché non si sa quanti danni può fare. Però vabbè, è una loro scelta. Ok. Vediamo che cosa fa lui. Oh mio Dio. 11 punti danno. L'elefante è proprio una belva. Però non si muove fortunatamente. 1-3-3. Tu attacca sempre da lontano. Come attaccare gli Aradrim, però non si avvicinano. Un punto danno. E questi sono proprio vicini. Quindi effettivamente mi conviene iniziare ad attaccarli. E Aragorn. Ah, posso usare il flagello dei morti? Vai. Ok. Tocca a voi. Mettetevi in difesa e attacchiamo l'eroe. Assolutamente. Ah, non ce la faccio? Poco importa. Insisto. Devo cercare di sconfiggere quel tizio. Di qui non ho arcieri. Non ce li ho purtroppo. Non so che cosa fare. Ce la fai ad avanzare di poco. Però dovete in ogni caso avanzare, perché sennò non riusciamo a combinare niente. Ok. 0-1-3. Ah, 8 punti danno. Dannati Aradrim. Ok, ho resistito. Per il momento. Ovviamente mi attacca lui. Oh, 10. Fiu. Oh, c'ho l'oro. L'oro si trovano lì, è vero. Me l'ero completamente dimenticato. Grazie per avermelo fatto ricordare, eh. 1-3-4. E vai Aragorn. Flagello dei morti. Come sempre. Che attacco. Non mi conviene. Tu riesci ad attaccare lui. Perfetto. Aragorn ce la fa ad attaccare. Yes. Perfetto. Con un po' di pazienza si riesce a ottenere tutto. Tu attacca ancora lui. 3. Ce la faccio ad avanzare. Aspettate. Con un po' di pazienza. No, perché purtroppo non si può fare. Speravo si potesse fare, e invece no. Purtroppo non si può fare. Beh, allora tu attacca l'Aradrim. 7 punti danno. Ottimo. Voi attaccate lui, per quanto possibile.
Vai. Ottimo. Ce la fai ad avanzare? Sì, ma non riesci ad attaccare? Sì, invece. Dai, colpisci. Un nemico in meno. Fine turno. Flagello dei morti l'ho potenziato al massimo. Per cui. No, si avvicina. No, 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 no. Flagello dei morti l'ho potenziato al massimo. Per cui faccio il massimo dei punti possibile quando lo uso. Ok, si è mosso male, fortunatamente. Aia. Oh my god, il male ha 6 punti. Oh. Ok, loro avanzano. Aragorn ha un sacco di resistenza, non me ne preoccupo. 4-3-2. Infatti, flagello dei morti ancora. E finalmente tu puoi attaccare l'eroe. Ok. Perfetto. Tu direi che puoi metterti nel bosco e attaccare lui, perché così un punto in più. Ottimo. Tu puoi provare a continuare ad attaccare lui, ma non so se ci riesco ad abbatterli, eh. Questi qui sono pericolosissimi. 9 punti danno. Ok. Boom. Un poco alla volta ce la si fa. E sbam. Ah no, solo un punto danno hai fatto. Cioè, non lo so chi ti ha addestrato. Qui che è rimasto? Un Aradrim. Ce la fai a colpirlo? Yes. Ok, flagello dei morti qua ha dato una mano enorme. E, direi che l'unica cosa che posso fare adesso è mettermi nelle posizioni più rialzate possibile e attaccare da lontano gli Aradrim. Comunque tutti gli Aradrim che posso. Che praticamente sono solo questi. Un punto danno. Non so se Aragorn ce l'ha fatta attaccare. No. Tu invece? Tu sì. Ok. Mancato, ovviamente. Speriamo in qualcosa di buono tipo disordine. 1-1-1. Cioè 0-1-1. Più una mossa, ovviamente. Ok. 5 punti danno. E tu attacchi lui, va benissimo, per il momento almeno. Ok, e spam, già, me l'aspettavo. Me l'aspettavo, 7 punti ciascuno. Ok, 3, 2, 1. Ovviamente mi servono qui i punti. Mi servono qui. Bel problema. Vai, no, attacco lui. Un punto. Va bene. Sì, forse dovevo insistere di più su questi Aradrim. Sin dall'inizio. Ok, ho 2 punti. Non ce la fai ad avanzare, vero? Ah. Ok, 5. Ah. Ah, non puoi? Non ha senso portarli. Forse conviene di più mettermi in foresta e attaccare gli Aladrim. Sì, mi sono disperso male. All'inizio sono partito benissimo, ma poi non tanto. Aragorn non può attaccare praticamente. E se 0-1-0. Ovviamente attaccano con questo. No! Mi ha disperso tutte le truppe così. Ok,
Vabbè, ha disperso anche le sue, però Forza di Mordor non so a che serve. Non prevedo niente di buono, però mi ha tolto uno. Però me lo fa fuggire, grazie tante. 3-3-3. Ok, deve attaccare con lui, per forza, perché qui sono tutti dispersi. Qui giusto 3 mi servono, ok. Devo resistere? Sarà dura? Posso attaccare effettivamente l'eroe? Avrei dovuto attaccarlo sin dall'inizio, ma ho un sacco di punti vita. Non finirò mai. Guardate quanti punti vita che ha. Meno che non succede un bel colpo di fortuna, dubito fortemente che riesca a combinare qualcosa. Ok, tu puoi attaccare lui però. 3 punti. Mi mancano questi aradre e mi ho vinto, però dubito che ce la faccio. Devo attaccarli sin dall'inizio. Aspettate un attimo, forse è meglio che con lui attacco questo. Ok. Me ne manca uno. Lui! No! Non ce la fa! No dai! Mi mancano 2 punti, però qui posso usare l'oro. Ok. No, non ce la fanno, sono troppo lontani. Devo resistere questo turno. No, non ce la faccio. Disordine! Ok. Ce la posso fare. Ce la posso fare. Attacca. Sì! Vittoria eccellente. Fiu, quel disordine mi ha salvato la vita. Perfetto. Quel disordine mi ha salvato la vita. Ok. Nel prossimo episodio, razzie nei villaggi. Non mancate.